che non distribuisce in maniera equilibrata l'area, no? Perché l'area ci può stare, ma deve stare da entrambe le parti. Se già a monte io so che uno vince sempre e l'altro perde sempre, è un'area unilaterale e non è, è contraria al senso del diritto, quindi è contraria all'ordine pubblico economico, e quindi questo contratto è stato considerato nullo. Un'altra questione che ha riguardato i contratti atipici è quella delle clausole claims made nei contratti di responsabilità civile. Praticamente, anche qui, lo schema logico è sempre quello. Dobbiamo partire in un parere in cui ci siano queste figure. Dalla prima cosa che dobbiamo dire, si tratta di un contratto atipico e per la teoria dell'assimilazione è assimilabile a. A cosa è assimilabile? L'assicurazione con clausole claims made è assicurabile al contratto di assicurazione. Però, appunto, sussistono delle varianti. Vediamo perché. Praticamente, queste clausole claims made, innanzitutto, accedono a quale tipo di contratto? Al contratto di assicurazione dei professionisti contro la responsabilità civile per danni a terzi. Quindi la cosa riguarda per lo più i medici, la responsabilità del medico. Ora, pensate appunto alla caratteristica di queste clausole. Queste clausole claims made sostanzialmente ci dicono che praticamente la copertura assicurativa riguarda un certo intervallo di tempo, come in tutti i contratti. Solo che in questo intervallo di tempo l'evento che si deve essere verificato non è il sinistro, inteso come fatto storico, ma è il claims, cioè il reclamo. Che cosa vuol dire in parole povere? Facciamo finta che Tizio sia medico e si voglia assicurare contro il rischio, ovviamente, derivante dai rischi dell'attività professionale. Ha paura magari che oggi o domani commetta un errore in un intervento medico e appunto sia costretto a pagare i danni al paziente o ai suoi eredi, giusto? Per l'errore di intervento medico, e si vuole quindi assicurare. Attenzione, perché in questo caso, nel caso di responsabilità del medico, l'azione di responsabilità ha una prescrizione decennale nel caso di responsabilità da contratto sociale, o comunque quinquennale qualora si dovesse aderire alla responsabilità ampliata. Insomma, mi pare chiaro che c'è uno sfasamento temporale tra i fatti e il momento in cui questi fatti possono essere fatti valere in giudizio. Facciamo un esempio. Immaginiamo appunto che il tizio stipuli un contratto di assicurazione che vale dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015. Se noi ragioniamo in termini di contratto di assicurazione classica, tipo prendiamo in considerazione il contratto per quanto riguarda la responsabilità civile del veicolo, se io vi dico che Tizio è coperto dal 1 gennaio al 31 dicembre, voi mi dite è coperto contro gli incidenti, contro i sinistri che può provocare dal 1 gennaio al 31 dicembre, giusto? Quindi, ragionando secondo le categorie del contratto di assicurazione classica, saremmo portati a dire, nel nostro esempio, il medico assicurato il contratto di assicurazione dal 1 gennaio al 31 dicembre è assicurato contro i sinistri, cioè contro le lesioni che potrebbe aver provocato con la sua attività con un intervento, giusto? E però così facendo a me non mi serve a nulla questo contratto di assicurazione. Perché? Perché se anche il medico provoca tra il 1 gennaio e il 31 di dicembre una lesione ad un paziente, quello ci avrà 5 o 10 anni di tempo per fargli causa. Quindi quando andrà a fargli causa il paziente tra 5 o 10 anni, ci sarà il rischio di uno sfasamento temporale tra la copertura dell'assicurazione e il momento in cui questo soggetto va a fare causa, giusto? E allora ecco che per risolvere questo problema si è ritenuto che ciò che conta nella responsabilità medica non è tanto il fatto in sé del sinistro, ma è appunto il claim, il reclamo, l'azione civile, anche perché il medico potrebbe anche provocare una lesione o sbagliare un intervento di un paziente, ma siccome si tratta sempre di fatti punibili a querela o fatti rispetto ai quali l'azione civile può essere iniziata solo su domanda di parte, il problema, voglio dire, non è che tu hai provocato un danno ad un paziente, è che il paziente ti fa causa. Cioè, se il paziente non ti fa causa per quell'errore medico, nessun problema. Allora vedete che il vero problema non è l'errore medico in sé, la lesione provocata al paziente, ma il vero problema è la causa che il paziente fa al medico. Quindi la nostra attenzione si deve spostare non sul momento storico in cui si è provocata la lesione, ma sul momento in cui al medico viene notificato il claims, il reclamo, e cioè l'atto di citazione, la querela penale, la richiesta stragiudiziale da parte degli avvocati di risarcimento del danno.
E allora attenzione, rileggendo il contratto di assicurazione medica alla luce delle clausole claims made, dove claims dall'inglese significa causa, azione, reclamo, made significa fatte sulla base del reclamo, allora se io oggi vi dico che il contratto è claims made e il medico è assicurato dal 1 gennaio al 31 dicembre, voi mi direte che il medico giustamente è assicurato contro appunto le denunce che possono pervenirgli in quell'intervallo di tempo. Denunce che possono però riferirsi anche a fatti di 5-10 anni prima, perché il medico, una volta che ha commesso l'errore, non sa se gli faranno causa né quando gli faranno causa. Quindi al medico non interessa appunto assicurarsi contro l'errore, ma assicurarsi contro il rischio che gli facciano causa per via dell'errore, che è cosa diversa. Questo significa che la clausola claims made ha come effetto quello di provocare uno slittamento cronologico della copertura, nel senso che il soggetto è coperto rispetto non ai sinistri che ha provocato in quell'intervallo, ma rispetto ai reclami che sono pervenuti in quell'intervallo di tempo, anche se relativi a sinistri pregressi, a sinistri precedenti. Questo cosa significa? Che se il medico vuole assicurarsi nei confronti della compagnia, la compagnia prima deve fare uno screening di quello che ha fatto il medico nei 5-10 anni precedenti. Vuole essere sicura che non arrivino o arrivino soltanto, per esempio, andranno a fare una valutazione e vedranno quali possono essere state le operazioni più delicate, più a rischio, rispetto alle quali il medico potrebbe essere chiamato in causa in sede civile. Ah, ci sono 2 o 3 operazioni negli ultimi 5 anni. Va bene, lo assicuriamo. Se invece si accerta in realtà che questo medico non è tanto bravo, non gode di una buona fama, allora vi è il rischio che da qui a poco comincino ad arrivare i claims, no? Perché anche la stessa idea del danno lungo la lente, in fondo, è collegata a questo. Noi andiamo dal medico, il medico sbaglia l'intervento, ma non è che sappiamo subito qual è la portata del danno, lo sapremo dopo 1 anno, 2 anni, quando andremo a visita e a perizia e ci diranno che il danno è lungo latente, cioè il danno come dire, esplode e dimostra la propria lesività a distanza di tempo. E quindi la causa, la responsabilità medica, si fa infatti a distanza di tempo, non si fa subito dopo il sinistro, si fa nei termini di prescrizione, ma dopo che il soggetto è stato visitato e si è accertato che appunto il sinistro ha provocato quel grado di invalidità. Quindi queste clausole claims made vengono considerate una variabile rispetto appunto al contratto di assicurazione, e soltanto che vengono considerate comunque vessatorie, perché comunque provocano una modifica della responsabilità. Se ricordate il 1341 del codice civile, rispetto alle clausole appunto vessatorie, ci dice che sono da considerare vessatorie le clausole che provocano, comportano e quindi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di decidere al contratto, sospendere l'esecuzione, sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazione alla facoltà di opporre eccezione, restrizione alla libertà contrattuale con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto. Quindi qui si fa riferimento a limitazione di responsabilità, perché la compagnia ti dice: io ti copro per quell'intervallo di tempo che va dal 1 gennaio al 31 gennaio, ma ti copro limitatamente alle denunce che arrivano in quel periodo di tempo, non relativamente ai sinistri che provocherai in quel periodo di tempo. Quindi è sicuramente una limitazione di responsabilità appunto per la compagnia, e quindi praticamente il contratto di responsabilità professionale del medico con clausola claims made è valido se il medico lo sottoscrive a norma del 1341 attraverso la doppia sottoscrizione. La clausola claims made è oggetto di una separata appendice, no? Che deve essere sottoscritta appositamente dal medico, che è appunto il contraente debole, perché chiaramente rappresenta una limitazione di responsabilità della compagnia, capite? Quindi la compagnia dice: io ti assicuro, ma a queste condizioni, ti assicuro a condizione che in questo intervallo di tempo arrivino delle denunce per sinistri. Questo significa che se questo intervallo di tempo, in questo intervallo di tempo, tu provochi appunto delle lesioni o degli episodi di responsabilità medica per i quali ti chiameranno in causa fra 4-5 anni, sono problemi tuoi, perché io fra 4-5 anni magari non ti assicuro più, io ti assicuro per quest'anno, quindi io ti assicuro per i reclami, cioè per le azioni giudiziarie che verranno notificate in quest'anno.
E quindi è chiaro che l'assicurazione, prima di stipulare questo contratto, fa una valutazione retroattiva e va a vedere l'attività, si passa al setaccio tutte le cartelle cliniche del medico negli ultimi 5 anni, per vedere quante possibilità ci siano che gli facciano causa. Se ci sono tante possibilità che gli facciano causa, perché questo è un macellaio, negli ultimi 5 anni ha fatto disastri, io penso che la compagnia non lo assicurerà, o lo assicurerà con un premio altissimo, capite qual è il discorso? Compagnia giustamente fa uno studio pregresso perché assicura non contro quello che accadrà, ma contro quello che è già accaduto, i cui effetti possono appunto verificarsi successivamente, perché successivamente nell'arco di 5 anni o dei 10 anni ovviamente che può essere presentato il claims. Quindi in pratica immaginiamo che il medico riceva una lettera da un avvocato che dica che 3 anni prima egli ha sbagliato un intervento sul signor Tizio, cliente dell'avvocato Caio. Allora il medico in questo caso cosa fa? Attiva la procedura rivolgendosi alla compagnia e gira il claims alla compagnia. Dice alla compagnia: ho appunto avuto un'apertura di sinistro, cioè ho avuto un reclamo, apritemi il sinistro. Ma è chiaro che il sinistro nasce da un fatto, da un intervento effettuato 3 anni prima. Però, quindi vedete qual è il problema, la compagnia, se non ci fosse la claims lady, gli eccepirebbe la scopertura assicurativa, gli direbbe: che c'entra, l'intervento l'hai fatto 3 anni fa, noi ti stiamo assicurando solo dal 1 gennaio di quest'anno, che vuoi da noi? E il medico dirà: no, perché abbiamo inserito la clausola claims lady, che io ho sottoscritto anche 2 volte, doppia sottoscrizione, in virtù di quella clausola claims lady, voi non vi state assicurando per i sinistri verificatosi quest'anno, ma per i reclami che io riceverò quest'anno. Avete capito come funziona il meccanismo? Questo è molto importante, il tema della responsabilità medica e la validità delle clausole claims made. Come funziona appunto il meccanismo? Quindi, ricapitolando, si tratta di un contratto di assicurazione al quale l'aggiunta di una clausola claims made fa sì che il contratto diventi atipico, perché non è più un contratto di assicurazione. Lo sapete perché? Perché se vi leggete il 1917, definizione del contratto di assicurazione, il 1917 dice chiaramente che l'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato, cioè il medico, di quanto questi in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione dovrà pagare al terzo. Cioè in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione. Invece il fatto non è accaduto durante il tempo dell'assicurazione, ma è accaduto nei 5 anni precedenti. Quindi vedete che non è un contratto di assicurazione tipico, ma è la stessa operazione che abbiamo fatto con la fideiussione. Prendiamo un contratto tipico, tipo la fideiussione, ci aggiungiamo una clausola, tipo la clausola solve et repete, cioè la clausola per cui prima paghi e poi mi fai causa e ripeti, e l'abbiamo trasformata in contratto autonomo di garanzia. E qui è la stessa cosa, prendiamo un contratto tipico, l'assicurazione, ci mettiamo una clausola claims made e diventa un contratto atipico. Detto incidente tantum, poi questa clausola claims made è anche considerata valida ma vessatoria, il che significa che si può fare ma va sottoscritta 2 volte. Se non è sottoscritta appunto 2 volte, allora è un problema serio, perché chiaramente si può nascere un contenzioso su questa vicenda, chiaramente. E quindi allora abbiamo visto quindi come ipotesi di contratti atipici il contratto di assicurazione del credito, il contratto di autonomo di garanzia, la lettera di patronage, che però non è un contratto, è soltanto una situazione, diciamo, unilaterale. Poi abbiamo inserito sempre in questo titolo l'assicurazione con la variabile della claims made, il contratto my way come variabile rispetto al contratto di mutuo o rispetto al contratto di intermediazione finanziaria. Sono tutte questioni molto complicate, ma se escono queste cose qui vi potete assicurare che è un disastro per chi non le ha studiate. Quindi almeno saperle per grandi linee vi aiuta giustamente a capire di che cosa stiamo parlando. E poi, detto questo, andiamo a fare riferimento ad altre tipologie di contratti atipici. In particolare potremmo parlare del leasing e del leaseback. Leasing e leaseback. Facciamo una pausa e dopo appunto riprendiamo con quest'altro dei 2 contratti, leasing e leaseback.